a 6 punti di vantaggio con 3 partite al termine, sicuramente magari potevamo fare sicuramente di meglio, questo è un dato oggettivo. Però quando dico io che non dobbiamo guardarci al passato, perché si rischia ogni volta, a me è già capitato e a Salerno è già capitato tante volte, quindi forse siamo un po' simili io e Salerno e dobbiamo soffrire per ottenere qualcosa. Salerno sicuramente più di me, però guardandoci indietro sembra che abbiamo perso qualcosa. No, noi dobbiamo ancora prendercelo. Siamo là davanti e dobbiamo prendercelo. Se noi guardiamo al fatto che in questo momento noi abbiamo perso punti, oddio, ci facciamo prendere da quella tensione che poi domenica effettivamente c'è stata. Lo dico io per primo, c'è stata anche per me. La prima palla, se mi capitava, la buttavo fuori, doveva arrivare Villa Adriano. Mi chiarisco subito, non è il tremare le gambe, nel senso si sente il peso e la responsabilità della partita. Sicuramente in certi atteggiamenti una palla in più domenica io la potevo tenere, invece l'ho buttata in fallo laterale. Perché? Per non rischiare. Perché ci siamo ritrovati domenica che se perdevamo, può darsi che era finito tutto. Parliamoci chiaro, può darsi che era finito tutto. Chiaramente ti dico che giocando 4-3-3 abbiamo espresso il miglior calcio. Questo è poco ma sicuro. Però non è che se abbiamo giocato in altri moduli è perché il mister la mattina si è svegliato e ha bevuto il whisky invece del tè. Sicuramente, anche perché non credo che il mister beva whisky, non so. Però, a parte questo, io penso che il mister ha cambiato modulo e ci sono state delle variazioni, è proprio dovuto al fatto di infortunio di persone che non erano in condizione e anche per affrontare le partite in altri modi perché proprio non c'erano le condizioni per poter fare un 4-3-3. Tutti i giorni.